Non c'è dubbio che da tempo Mileto si stia caratterizzando per una svolta importante impressa a livello culturale attraverso una serie di iniziative di alto valore. Tra queste si annovera certamente la cerimonia inaugurale dell'esposizione di un dipinto che dopo circa 600 anni è ritornato nella sua Mileto. Si tratta della Madonna delle Pere di Paolo Di Ciaccio, bellissima rappresentazione della Vergine con bambino su tavola di pino rosso dell'Asila, realizzata con molta probabilità proprio nella cittadina normanna per decorare l'altare maggiore della chiesa di Santa Maria della Consolazione di Altomonte. L'allievo di Antonello da Messina, infatti, così come si evince da documenti dell'epoca, nacque proprio a Mileto. Il dipinto raffigura la Vergine Maria intenta a nutrire il figlio con una pera, simbolo della dolcezza dell'amore e allusione al sacrificio eucaristico. La cerimonia si è svolta all'interno del Museo Statale, alla presenza delle massime autorità civili, politiche e religiose del territorio e dei vertici regionali del Ministero della Cultura, ed è stata introdotta e moderata dal direttore del Museo Maurizio Cannatà, che insieme agli storici dell'arte ha curato l'esposizione della Madonna delle Pere a Mileto, inserita in un progetto più ampio di scambio temporaneo di opere tra istituzioni culturali nel contesto della mostra sulla Calabria Angioina in corso nel Museo Civico di Altomonte. L'opera rimarrà in mostra a Mileto fino al prossimo 31 gennaio. La Madonna delle Pere è ritenuta una delle più importanti e rare testimonianze della pittura calabrese del 400. Un'importante operazione di ricontestualizzazione e di valorizzazione del patrimonio culturale che ha visto una stretta collaborazione tra l'Università della Calabria, il Comune di Altomonte, il Comune di Mileto e naturalmente la Direzione Regionale Musei Calabria e le sovrintendenze che come parte del Ministero della Cultura hanno tenuto la regia di questa operazione. È stata un'occasione per accendere un faro su un periodo culturale poco noto che è quello della Mileto del 400. Grazie a un'importante procedura di scambio che ha visto nostre importantissime opere, gli splendidi sarcofagi San Severino esposti ad Altomonte nell'importante mostra Calabria Angioina, dove stanno parlando di Mileto e della Calabria medievale lì ad Altomonte, al contempo questa procedura ci ha consentito di avere a Mileto questa importante opera, quindi una grande occasione di rilancio e di stimolo per la comunità territoriale, ma anche per i tanti turisti che vorranno venire a trovarci.